tutti i progetti didattici che sfociano e fanno sfociare, fanno scaturire questa allegria, questa grande allegria tra i ragazzi. Sì, sicuramente oggi la festa dell'autunno che stiamo celebrando in questa giornata purtroppo un po' uggiosa è diciamo il coronamento di tutta una serie di attività didattiche svolte curricolarmente e che tendono con la giornata conclusiva di oggi a sviluppare anche la relazionalità, il senso di diciamo aumentare proprio le relazioni tra pari. È un momento di convivialità sicuramente, ma è anche un momento per vedere quelli che sono i frutti dell'autunno che loro hanno studiato durante l'attività curricolare, naturalmente commisurata e proporzionata al singolo percorso e all'età di ogni bambino, perché qua abbiamo dall'infanzia fino ad arrivare alla quinta della scuola primaria. E devo dire che come al solito diventa fondamentale non solo l'attività degli insegnanti in classe, ma anche e soprattutto la collaborazione delle famiglie. Noi possiamo appunto progettare e programmare tutte le attività che vogliamo, ma senza la collaborazione delle famiglie riusciremmo a fare ben poco. Come stiamo vedendo, ci sono i genitori che sono all'opera, si stanno andando a fare. Naturalmente non sono venuti qui soltanto per vedere i propri figli fare qualcosa. No, tutti si attivano, contribuiscono ognuno per quello che può fare. Tra l'altro oggi abbiamo pure voluto concentrare un'altra festività che è la festa dell'albero. Abbiamo piantumato, i bambini stessi hanno piantumato due piccole piante che serviranno un po' anche ad abbellire il nostro cortile. La fortuna è di avere anche questo bello spazio esterno che naturalmente arricchisce quella che è la dotazione della scuola. Sì, sicuramente avere questo spazio è fondamentale, perché è uno spazio di sfogo per tutte le attività che noi facciamo e soprattutto è uno spazio che comunque nell'ambito delle attività programmate per quest'anno verrà abbellite con dei manufatti realizzati dai bambini e dalle insegnanti in un'attività di riciclo, proprio perché stiamo adottando una serie di progetti e di attività che sono diretti soprattutto al rispetto dell'ambiente e al riciclo di quello che è già stato utilizzato. Sì, è una bella iniziativa, questo è il secondo anno che la facciamo noi, che la curiamo, è un modo per socializzare, per stare tutti insieme, sia adulti che bambine. Si dovrebbero fare anche, secondo me, più spesso queste cose, perché è un modo per socializzare. Un grande lavoro, insomma, quello che state facendo sì. Oggi. Ci siamo messi d'impegno, siamo qua quattro, più mio cognato che è in macelleria per tutta la preparazione, sì. Yeah.